Segnale News. Torna l'appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone. In questo appuntamento informativo ci occupiamo di una delle due passioni degli uomini. Una sono le donne, ovviamente, ma non parliamo di questo, parleremo di motori. Lo facciamo con un ospite molto gradito in studio, Fabio D'Aversa. Benvenuto Fabio. Grazie, buongiorno. Allora, la presenza di Fabio D'Aversa è legata alla passione per i fuoristrada. Fabio fa parte di un club di Ceprano, ACH 4x4 appunto di Ceprano, che domenica sarà protagonista di un evento assolutamente particolare, perché rappresenta una passione che spesso hai più sconosciuta, no? Quella, certo, del fuoristrada. Che accadrà domenica? Niente, domenica ci sarà la terza prova del campionato Knockout, sì, che è stato inventato proprio da noi, è stato, sì, quindi ci teniamo. Vediamo la locandina. Vediamo la location è Pico, sì, quindi è una montagna proprio messa a disposizione grazie a un proprietario che, sì, conosciamo, un nostro amico. Sì. E... senti un attimo Fabio, ma che passione è? Cioè, cosa accade in questi appuntamenti? Accade che una macchina 4x4 che sale su rocce, fango, pareti estreme... Insomma, qualcosa di non facile, ecco, non Francesco Ricciardi dalla regia ci sta mostrando delle immagini che fanno parte di un appuntamento al quale avete partecipato. Dove? Sì, questo in Croazia, in Istria, l'altro anno, con l'equipaggio Luigi Mandarelli e Nico Tuliziani, sì, dove è stato molto dura lì. In pratica lì si facevano 100-120 km di prova al giorno. Al giorno? Al giorno. In condizioni assolutamente estreme. Come le possiamo vedere, fangoso, roccioso, sotto boschi, quindi c'è di tutto. Insomma, questa parte proprio è stata... È una passione che ha bisogno di auto adeguate alla passione, sì, perché bisogna anche modificarle, cosa? Sì, certo, preparazioni tipo assetti, roll bar, più roba ci mette meglio è. Ecco, qui vediamo, se non sbaglio, il presidente. C'è il presidente della CH qui. Ecco. Insomma, una passione che insomma, anche in provincia di Frosinone comincia a fare i suoi proseliti, sì, anche perché poi le location sono quelle più naturali possibili, certo, vero? Dove, certo, si svolge il tutto? Il tutto si svolge tra, per esempio, terreni che ci danno conoscenti, amici, ci mettono a disposizione, quindi riusciamo a realizzare degli eventi. E alla gente fa molto piacere, fa eventi ai quali comunque c'è un gran seguito, perché insomma gente che viene a vedervi ce n'è, insomma. Sì, sì, abbastanza. Ancora non è tanto conosciuto fuoristrada a livello di pubblico, che dice ma che siete matti, siete una cosa del genere. Insomma, però insomma, guardando queste immagini vi giuro, certo, il dubbio viene, perché insomma ma come tutte le passioni insomma fanno un pochettino perdere la testa. Scusami, ma quanto costa una passione del genere? Perché insomma modificare una vettura del genere c'è un costo abbastanza, poi dipende da cosa voglio dalla mia macchina, quindi... Senti, domenica avete scelto Pico. Domenica, ecco, c'è che Pico. Tipo di tracciato sarà? Pico è difficile, no? Pico è abbastanza difficile, molto roccioso, ci sono dislivelli abbastanza, quindi c'è da lavorare il navigatore e pilota, ma soprattutto il navigatore dovrà farsi valere. Ecco, qual è la differenza, e ti chiedo scusa ovviamente per l'ignoranza, qual è la differenza del rally? Perché qui parliamo anche qui di pilota e navigatore, no? Qual è la differenza? Differenza tra rally e il fuoristrada 4x4 è questa, che il pilota è lo stesso, certo, e il navigatore sono due cose diverse. Come rally il navigatore porta la macchina, sì, però e con le note ti legge tutto, sì. Qui cosa fa il navigatore? Qui il navigatore ti regge sui laterali con delle stroppe, ti lega a vericello se non riesci a salire, a superare l'ostacolo. Quindi è un lavoro più di fatica? È molto faticoso, molto faticoso. E poi stiamo parlando di rocce, di scarpate, proprio è molto impegnativo. Senti, ci sono dei limiti oltre i quali non riuscite ad andare? Ve ne accorgete subito, insomma. Qual è la soglia di dipendenza massima che... Non c'è una soglia di dipendenza. Ah, non c'è? Cioè, alla fine, allora, chiedo scusa, lo diciamo, no, la Giugiana, assolutamente. Vince la tigna, insomma. Sì, sì. Ah, vince la tigna, perfetto. Noi, io all'inizio che ho iniziato questo sport, dicevo una macchina non può passare qua. Riuscite a passare uno? Oggi come oggi
vedo salite, pareti che si scavalcano proprio. Senti un attimo, è più impegnativa una salita rocciosa o un guado all'interno di un fiume? Dipende, la roccia è dura e il guado pure. Pure? Sì, no, sono due percorsi diversi. Sul fango diciamo che uno può dare la potenza, può dare del motore, quindi ho 500 cavalli di macchina e me li sfrutto tutti. Se, per, tanto per far capire di cosa stiamo parlando, me la descrivi dal punto di vista proprio motoristico, una macchina che usate per questi appuntamenti, la potenza, la cilindrata, non so? Vabbè, la cilindrata intorno ai 2.800-3.000 di cilindrata, insomma. Quindi non una Smart. Non una Smart. Parliamo di sicurezza perché la prima cosa è il roll bar esterno o interno, dipende dal tipo di vettura. Per esempio noi con il presidente abbiamo un Defender preparato che oggi come oggi sta già a un buon punto, quindi stiamo lavorando per modificarla ancora di più. Quindi diciamo che la gara altro non è che il passaggio conclusivo di una preparazione a monte molto importante, no? Sì, officina. Certo. Ma anche a livello burocratico, perché c'è da dire che il tutto, essendo ambientato tra la natura, avviene ovviamente con tutte le autorizzazioni del caso, dal punto di vista amministrativo. Certo. Quindi non c'è nulla di nascosto, ovviamente tutto viene eseguito alla norma con tutte le autorizzazioni e nella tutela massima appunto per quanto riguarda l'ambiente. Certo. Perché altrimenti soprattutto cerchiamo di tutelarci su tutti i fronti. Te la ricordi? Ti ricordi un momento un po' particolare, anche non dico di paura, ma insomma, come ogni tipo di sport estremo? Beh, la paura c'è sempre, però poi entra l'esperienza. Io voglio solo ringraziare il presidente della CH perché effettivamente mi ha insegnato parecchio, perché lui è parecchi anni che fa estremo. Tutto ciò che so adesso è grazie a lui. Senti un attimo, quanti sono normalmente i partecipanti? Perché ho detto che comincia a prendere piede anche in provincia di Frosinone. Solitamente quanti siete? Sì, dipende dal tipo di gara. Sì. Per esempio se parliamo di estremo, ci sono 30-40 vetture. Vabbè, non sono poche. Non sono poche. Se parliamo di raduni, quindi parliamo di una cosa un po' più soft, perché il raduno è certo, tra soft e hard, ma hard facciamo solo le varianti, per quelli un po' più spericolati, l'hard. E i raduni, per esempio quest'anno è stato fatto il raduno di Cetrano, eravamo 230-240 vetture. Che se non sbaglio è quello del 13 marzo. È quello del 13 marzo. Quello del 13 marzo, tra le altre cose, udite, ha avuto anche un risvolto più sociale che sportivo, vero? Certo. Perché? Perché la maggior parte del ricavato è andato a un'associazione San Francesco, Don Francesco, che si occupa della lotta alle leucemie. Parliamo di provincia di Frosinone. Certo. Quindi insomma un gesto assolutamente da sottolineare, quello degli appassionati. Ecco qui, vediamo la foto mentre presumo sia il momento in cui consegnata all'associazione il ricavato, no? Certo. Dell'iniziativa che si è svolta lo scorso 13 marzo a Ceprano. Ed ora c'è l'appuntamento, come detto, di domenica. A che ora c'è il raduno? Domenica. E dove soprattutto? Domenica siamo a Pico, in località Greci, ci dicono questi di zona. Sì. E a che ora? Alle 9. Alle 9. Ecco, quanto dura una gara del genere? Dipende, certo. Dipende. In genere si fanno le aperture delle prove, vengono sempre intorno alle 10, 10 e mezzo del mattino e per le 17:30-18 si chiudono. Insomma, una bella giornata passata tra la natura, lo sport. Certo. Vi seguono anche le famiglie? Sì. Ah, quindi anche un momento di conviviale, no? Di scampagnate. Insomma, una vera e propria scampagnata sul sottofondo della passione motoristica, insomma. Certo. Allora, ricordiamo l'appuntamento a Pico alle 9, ma è possibile iscriversi fino all'ultimo momento? Insomma, no. Insomma, anche perché non bisogna essere preparati, insomma. In genere l'appuntamento è sempre alle 8, 8 e mezzo così, si fa il parco chiuso, si fa l'iscrizione. Anche in questi appuntamenti vale la regola donne e motori?
Certo. Ah, beh, insomma, allora, e allora l'appuntamento, solletichiamo un pochino tutti ovviamente, è a recarsi a Pico domenica prossima a partire dalle 9 per quello che si preannuncia come un vero e proprio spettacolo, anche perché non c'è modo di vederlo tutti i giorni, insomma. No, quindi, assolutamente. E anche per vivere una bella giornata diversa in compagnia. Però dovremmo avere un altro video che può aiutarci a capire a cosa possiamo andare incontro con la nostra vista domenica recandoci a Pico. Pregherei Francesco Ricciardi di mettere in onda il video. Eccolo qui, questa è quello che si vede dall'interno di una delle auto impegnate, no? Certo, in un guado. In questo momento, correggimi se sbaglio, qui stavate un pochettino nei guai. Un po' parecchio. Perché se non sbaglio c'è un verricello. C'è un verricello che sta cercando di cacciare fuori una macchina. Ecco, mentre gli spettatori guardano e dicono ce la faranno o non ce la faranno, voi piano piano, con l'aiuto del vericello e grazie a quella tigna di cui parlavamo prima, insomma, tipicamente ciociara. Anche qui eravate in Croazia? Sì, in Croazia. Beh, insomma, la Croazia... Stavamo lottando su dei solchi di... Scusa, quello che vedo cos'è? È un po' di vapore. Insomma, è la macchina che sta andando su di gente. No, vabbè, Robetta. Va bene, allora, grazie Francesco Ricciardi per il tuo contributo, grazie soprattutto a Fabio D'Aversa per essere stato ospite nei nostri studi e averci permesso di conoscere una passione assolutamente da vivere, in particolare a cominciare da domenica prossima in quel di Pico. Grazie ovviamente, grazie a voi. In bocca al lupo per domenica, noi ci fermiamo qui, ci sentiamo tra poco. Segnale News.